Buongiorno a tutti. Questa mattina farò una lezione relativa al concorso ordinario docenti. Ed in particolare mi rivolgo alla prova, probabilmente non dico più importante, però la prova che sarà determinante, insomma, per avere qualche possibilità di vincere questo concorso, che è la prova preselettiva. Mi ricordo che io sono un docente di ruolo, ho fatto il concorso TFA, che in effetti aveva una prova preselettiva, aveva una prova scritta, aveva una prova orale. Lo vinsi, ricordo, eravamo forse un 400 candidati, lo superammo in 7 ed erano accorpate più regioni, ricordo almeno Sicilia, Calabria e Lazio. E successivamente nel 2016 feci il concorso a cattedra docenti e anche lì eravamo circa 200.000 precari, c'erano più di 40.000 posti ed entrammo in poco più di 20.000. Beh, vi dico che questo concorso per voi sarà ottimo. Sapete che i prerequisiti per fare questo concorso sono ovviamente per insegnare questo concorso, ovviamente voi lo farete su materia. Dovrete avere acquisito 24 CFU, ma credo che questo lo sappiate benissimo, e ovviamente dovete avere una laurea magistrale che vi possa consentire di insegnare quella determinata classe di concorso. Allora, date per implicite queste premesse, allora veniamo a noi sui consigli preliminari relativi alla prova preselettiva. Allora, nei concorsi pubblici la tipologia di domanda più utilizzata nelle prove preselettive è la domanda, allora, domanda a risposta multipla. Solitamente sono presenti da 3 a 5 opzioni, nel mio caso le opzioni erano 4. Io penso che probabilmente avrete 4 opzioni, quindi sarà scritta una frase, sarà data una domanda e ci saranno 4 risposte. Poi, altri consigli che vi do. Io vi dico, leggetevi molto bene tutte le note presenti nel bando del concorso. Non vi dovete demoralizzare perché ci saranno tante persone che diranno è impossibile superare il concorso, è difficilissimo. Ovviamente tutto è possibile se ci si prepara in maniera adeguata, quindi prepararsi in maniera adeguata. Vi dico che io ho vinto il concorso TFA, il concorso a cattedra, poi ho vinto il concorso di nuovo TFA per sostegno e pedagogia e poi ho vinto il concorso all'università di dottorato. Forse in 4 anni ho vinto 4 concorsi, ognuno dei quali, la maggior parte dei quali comunque prevedevano diverse prove e nel concorso a cattedra mi ricordo tutti si lamentavano che non c'era abbastanza tempo disponibile, ci sono state migliaia di ricorsi, soprattutto con ANIEF, che è un sindacato di avvocati probabilmente che fa sempre i ricorsi. Io devo dire che l'importante per me è stato studiare, utilizzare bene il tempo
Quindi utilizzare bene il tempo, che significava anche non perdere tempo ad ascoltare tutti quelli che dicono no, non sarà mai possibile superare questo concorso, eccetera, eccetera. Ovviamente vi dico che se avete delle domande da farmi, lasciatele nei commenti, perché poi posso, adesso vi darò delle indicazioni generali, poi potrò entrare nel dettaglio. E ovviamente durante il concorso dovrete leggere e ascoltare attentamente tutte le istruzioni che vi verranno fornite. Concentratevi sul vostro test, insomma, cercate di focalizzarvi e di avere la massima attenzione su quanto fate. Siccome una difficoltà del test è il tempo, quindi il fattore tempo è determinante. Avrete pochissimo tempo per rispondere a tante domande. Io vi consiglio di leggere rapidissimamente la domanda, perché se non sapete qual è la risposta non perdeteci tempo. Ok? Poi vi farò vedere qualche tipo di insomma, quesito che è stato messo a disposizione dal MIUR, e quindi vi dirò, insomma, come risolvere determinati esercizi. Allora, vediamo con che iniziale. Allora, su quanti, ad esempio, cominciamo a fare subito degli esempi. Una prima domanda potrebbe essere: su quanti simboli è basato il sistema di numerazione romano? Le risposte probabilmente saranno queste: A, B, il format sarà più o meno questo, C, D, e qui ci saranno diverse risposte: 8, 20, 10, 12 ad esempio. E la risposta corretta, siccome si tratta di un sistema decimale, la risposta corretta è C, e voi dovrete barrare la risposta C. Ok? Adesso andiamo sulle domande allora, comprensione del testo le faremo dopo. A mio avviso, le domande che possono essere abbastanza difficili sono quelle relative alla logica. Quindi considerate che ci saranno quiz di matematica, quiz di ragionamento logico-deduttivo. Ovviamente quiz per matematica, intendo anche logica matematica, quiz di carattere psicoattitudinale di logica, problem solving, comprensione del testo, e per molti è difficile risolvere i quiz che si basano esclusivamente sulla logica. Molte volte sono anche laboriosi, e voglio affrontarne qualcuno con voi. Io sono in diretta e quindi ragionerò con voi su come risolverli. Ovviamente io impiegherò più tempo, perché non è che mi posso solo concentrare sul leggere la tipologia dell'esercizio fornito dal MIUR e darvi subito la risposta, ma devo ragionare a come spiegarvelo, a come scrivere la traccia, a dare le diverse risposte, e a spiegarvi quale strategia a mio avviso è la più conveniente. Fatte queste premesse, andiamo al quiz. Allora, la domanda potrebbe essere che un lavoratore lavora 4 giorni consecutivi e riposa il quinto giorno.
oggi il guardiano ha la giornata di riposo del lunedì, quindi se oggi scrivo più rapidamente, riposa ed è lunedì, ok? Tra quanti giorni lavorativi riposerà nuovamente di lunedì? Quindi, tra quanti giorni lavorativi riposerà ancora di lunedì? Leggete benissimo la traccia, perché io già riesco a scorgere qualche domanda trabocchetto. Non vi dice tra quanti giorni lavorerà ancora di lunedì, ma tra quanti giorni lavorativi. Ok? Quindi il numero di giorni probabilmente sarà di meno, se considerate i giorni lavorativi sarà di meno, se considerate tutti i giorni saranno di più. Allora, noi sappiamo che lunedì, oggi è lunedì e riposa. Quindi potremmo, ad esempio, fare uno schema del genere. Oggi lunedì riposa. Lavorerà martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica riposa, eccetera, eccetera. Facendo già questo schemino, domenica, scusate, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato riposa. Scusate che stavo, mentre scrivo pensavo ad altro. Domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì riposa. Attenzione, ve lo rimetto in giallo, il numero di giorni, fra quanti giorni lavorativi riposerà ancora di lunedì, sono questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cominciate a contare anche i giorni non lavorativi, ovviamente vi verrà un risultato maggiore. Ok? Allora, quindi io vi consiglio il numero di giorni. Cioè, che cosa vi consiglio per risolvere questo esercizio rapidamente? Allora, il numero di giorni di una settimana sono 7. E il ciclo lavorativo del guardiano è rappresentato da 5. Quindi, 7 sono i giorni della settimana, 5 è il ciclo lavorativo. E bisogna calcolare il minimo comune multiplo tra questi due numeri. Perché? Che ovviamente è 35, perché il guardiano tornerà nuovamente a riposare di lunedì dopo 35 giorni. Però in questi 35 giorni sono, come vi dicevo io, se volete anche risolvere l'esercizio, però perdete tempo, quindi ecco perché dovete adottare una strategia risolutiva. Se considerate 35 giorni, dovete decurtare da questi 35 giorni i giorni che non sono lavorativi. Quindi le giornate lavorative sono 4 su 5. Quindi dobbiamo 4 su 5 significa che i 4 quinti delle giornate sono lavorative e quindi le giornate lavorative in totale che dovranno passare affinché si ripeta il lunedì. Perché ovviamente facendo il prodotto 7 giorni per il ciclo lavorativo, 35 significa che fra 35 giorni sarà di nuovo lunedì. Ma io devo fare i 4 quinti perché questo mi dice quanti giorni passano, ma questo mi dice quanti giorni lavorativi passano, perché 4 su 5 sono i giorni lavorativi. Quindi 4 quinti, 1 è 7, 7, 8, 12, 21, 28 fa 28 giorni. Probabilmente, quindi, metteranno anche una risposta trabocchetto. Metteranno un 35, sicuramente. Poi metteranno una risposta che non c'entra niente, magari, che ne so, 21. Poi metteranno la risposta esatta, 28, e poi un'altra risposta, magari maggiore, 40, che non c'entra niente. E anche qui dovrete mettere una X sulla C. Ovviamente, e vi ho dimostrato perché. Allora, ecco, altre cose che capitano sovente sono le successioni. Allora, ad esempio,
Facciamo un altro esercizio, esercizio 3. Qui dovete essere abili a trovare la relazione che intercorre all'interno della successione, quindi tra i numeri che vi vengono dati. Allora, quale numero? Anzi, scriviamo così, qual è il numero che completa la successione? E vi troverete virgolettata la successione. Ad esempio, 3, 7, 11, 15, puntini puntini. Ad esempio, vi troverete risposte. Io già ho in mente quale relazione intercorre tra tutti questi numeri e quindi già so la risposta. Ve la metto sempre sulla C, va? 21, 12, 14. La risposta è C. Perché? Allora, se ci fate caso, 3 tra 3 e 7 intercorre la somma di più 4. Tra 7 e 11 intercorre la risposta di più 4. Tra 11 e 15 intercorre la risposta di più 4. Aggiungendo più 4 a 15 avrete 19. Quasi tutte le successioni numeriche sono costituite da questa relazione, cioè non questa nello specifico, però c'è sempre una relazione che tra la successione che vi viene data e la risposta che dovrete dare voi. Ve ne provo a mettere qualcuna più difficile. Quindi, qual è il numero che completa la successione? Per brevità ve lo scrivo così. E ad esempio, questa volta vi metto 3, 6, 10, 15, continuanti. Ok. Questa volta vediamo che non c'è la stessa, non sono numeri legati insomma da una somma o da una differenza di 4 unità, ma la differenza cambia. Qui c'è più 3, qui c'è più 4, qui c'è più 5. Quindi la risposta sarà più 6. E la risposta sarà 21. La risposta corretta A sarà 21. Tutte le altre risposte non dovete considerarle. Scusate, ho ricevuto una telefonata importante. Ho silenziato il telefono, io sono in diretta e quindi quando mi accadono queste cose, non, siccome ho deciso di fare delle lezioni online, non voglio cancellare nessuna parte insomma, dell'esercizio. Allora, vediamo qualche altra serie numerica. Quindi completare la serie numerica, eccetera, eccetera, e questa volta la do decrescente. 100, 90, 79, 67, 54, 40. Anche qui, adesso penso ci state prendendo la mano, mi riuscirete probabilmente subito a trovare la risposta. Tra 100 e 90 c'è meno 10, qui c'è meno 11, qui c'è meno 12, qui c'è meno 13. Qui c'è meno 14, la risposta sarà meno 15. Quindi la risposta alla seguente domanda sarà 25. Quindi la risposta esatta, adesso vi do direttamente la risposta esatta, non, voi ovviamente troverete sempre B, C, D, ok? Ci saranno probabilmente negli ultimi anni, tutti i concorsi, quando sono stati costituiti da prove a risposta multipla,
i concorsi relativi ai docenti sono sempre stati di 4 risposte multiple. Adesso ve ne provo a dare un altro, sempre di, facciamo di tipo che è sempre crescente, e poi ve ne darò qualcuno e mi dite se vi riesce. Ad esempio, sia data la successione crescente 20-28, 34-38, puntini, puntini. Allora, vedete il 20, 28, 34, 38 e qui probabilmente potreste cominciarvi a sperimentare. Allora, ovviamente la peculiarità di queste successioni è che all'interno della successione intercorre sempre una operazione o di somma o di sottrazione. In questo caso anche, vi sto mettendo una somma, ma a questa somma viene sottratto sempre un numero di 2, quindi più 8 meno 2 è più 6, più 6 meno 2 è più 4, più 4 meno 2 è più 2, la risposta è 40. Quindi mi raccomando, sono di questo tipo le successioni numeriche che vengono date, non vi dovete spaventare più di tanto. Facciamo un altro in cui vi aggiungo anche il prodotto, quindi qualche successione di livello avanzato. Sia data la successione numerica 2, 3, 5, 9, 17, puntini puntini. Questa comincia ad essere abbastanza difficile. Allora, ovviamente voi vedete che è una successione sempre crescente. Quindi andiamo ad analizzare la relazione che intercorre tra questi due numeri. Qua c'è una differenza di 1, qua c'è una differenza di 2, qua c'è una differenza di 4, qua addirittura c'è una differenza di 8. Allora, probabilmente la sola addizione, questa volta addizione o sottrazione, non bastano. Probabilmente ci sarà anche una relazione di prodotto. Allora andiamo a fare la situazione più semplice. Allora, se fosse tutto per 2, avremmo avuto 2, 4, 8, 16. Non è possibile. Allora andiamo a vedere di moltiplicare per 2 e togliere 1, perché ovviamente non abbiamo 4, ma abbiamo 2. Per 2 meno 1, per 2 meno 1, quindi 2 per 2, 4 meno 1 è 3. Moltiplichiamo 3 per 2 e togliamoci 1. 3 per 2, 6, meno 1 fa 5. 5 per 2, 10, meno 1, 9. 9 per 2, 18, meno 1, 17. 17 per 2, 34, meno 1, 33. E quindi in questo caso, mettiamo ad esempio risposta D, in questo caso la risposta corretta è la risposta D. Poi possono essere date delle successioni composte, dove ci sono contemporaneamente due relazioni. Quindi si risolva la successione. Ad esempio 10, 27, 13, 22, 16, 17. Allora, quando vedete che la successione non è né crescente né decrescente, probabilmente cercare una relazione tra il 10 e il 27, tra il 27 e il 13, tra il 13 e il 22, tra il 22 e così via, potrebbe essere sbagliato. Conviene provare a trovare una relazione composta. Quindi tra il 27 e il 22, tra il 22 e il 17, tra il 13 e il 16, tra il 16 e così via. Allora, in questo caso noi capiamo che tra 10 e 13 c'è la somma di più 3, tra 13 e 16 c'è la somma sempre di più 3, tra 27 e 22 sto
sottraendo 5, tra 22 e 16 sto sottraendo 5, quindi se mi avessero chiesto questo numero, tra 17 meno 5 avremmo dovuto rispondere 12, mentre 16 più 3 avremmo dovuto rispondere 19. Quindi, a seconda di dove finisce la successione, la risposta sarebbe potuta essere o 19 o 12. Non sappiamo quanto sarà lunga la successione che vi daranno. Quindi, in questo caso, le risposte sarebbero potute essere, le scrivo qua, a seconda, ripeto, della lunghezza della successione sarebbe potuta essere o 19 o 12. Ci sono poi successioni di tipo simmetrico, quindi ad esempio se vi viene data una successione di questo tipo 5, 7, 2, 9, 9, 2, 7. Ovviamente lo vedete che c'è qui un asse di simmetria per cui ho la corrispondenza tra il 9 e il 9, una corrispondenza tra il 2 e il 2, una corrispondenza tra il 7 e il 7 e ovviamente la risposta sarà la corrispondenza tra il 5 e il 5. E quindi ovviamente la risposta esatta sarà 5. Ovviamente adesso voi mi direte, vabbè, ma è così semplice o così difficile? Non lo so, perché ripeto, io per anni ho preparato anche docenti al concorso, posso dire che sono felice di poter dire che tutti i docenti che ho seguito finora hanno vinto il concorso, me medesimo, ok, e devo dire che all'inizio forse provavano un po' di difficoltà e non sapevano quali manuali leggere. A volte il manuale ovviamente viene creato in maniera generica, cioè è una generalizzazione di quello che può essere utile per tutti, soprattutto se si parla di avvertenze generali. È ovvio che poi esistono anche manuali specifici per la classe di concorso, però ovviamente non esiste nessun manuale specifico per la vita esperienziale di quell'insegnante particolare lì o di quell'aspirante insegnante particolare che dovrà essere valutato da quel particolare tipo di commissione che dovrà svolgere quel particolare concorso. Cioè, ovviamente c'è sempre un fattore che è un'incognita. Quindi non possiamo affrontare il concorso in termini solo deterministici, ma anche a livelli stocastici, probabilistici, cioè dobbiamo pensare di avere una preparazione a 360 gradi sulla parte nozionistica sicuramente, quindi sulle nozioni della materia, sulle nozioni della didattica, piuttosto che della psicologia, piuttosto che sulla normativa scolastica, piuttosto, ovviamente questi sono tutti prerequisiti. Probabilmente è prevedibile che ci siano anche che verrà data larga importanza alle TIC, quindi alle tecnologie innovative di comunicazione, verrà data importanza all'inglese, cioè rispetto agli ultimi concorsi, rispetto ai precedenti, avevano essenzialmente la novità di avere questa caratteristica. Io vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, condividetelo con i vostri amici, seguite il canale e lasciate nei commenti le domande che mi volete porre. A presto, buona giornata!